Serena! Serena! Non ci eravamo ripromessi di studiare seriamente! Guarda, Serena, che io non pago la retta per farti perdere tempo dietro alle favole! Serena! Non vuoi aprire? Va bene, resta lì, fai quello che ti pare, resta lì a perdere tempo! Guarda che io devo uscire e non posso fare tardi! Le lezioni. Basta che gli sussurri una parolina al tè. Ed ecco che le ore volano via in un battibaleno. Quanto desideravo uscire da quella sala buia, percorrere su quei prati di fulgidi fiori e lungo le fresche acque delle fontane. Ma non c'era modo di cacciare neppure il capo nella buca. Se almeno potessi cacciarvi la testa, pensava la povera Alice. Sapeva che sarebbe stato sufficiente aprire gli occhi per tornare alla sbiadita realtà senza fantasia degli adulti. Non c'è tempo da perdere, o farai tardi! Passò qualche momento e poi, vedendo che non le avveniva nient'altro,
si preparò ad uscire in giardino. Ma povera Alice, quando di fronte alla porticina si accorse di aver dimenticato la chiavetta d'oro e quando corse al tavolo dove l'aveva lasciata, rilevò che non poteva più giungervi. Vedeva chiaramente la chiave attraverso il cristallo e si sforzò di arrampicarsi ad una delle gambe del tavolo e di salirvi, ma era troppo sdrucciolevole. E dopo essersi chissà quanto affaticata per vincere quella difficoltà, la poverina si sedette in terra e pianse. «Sì, ma che vale abbandonarsi al pianto?» si disse Alice. «Ti consiglio invece, cara mia, di finirla con quel piagnucolio». Devi correre più che puoi se vuoi rimanere fermo nello stesso posto. Se vuoi andare da qualche parte, devi correre almeno il doppio. Dove vuoi andare? Non lo so, non ha importanza. Andrò avanti per sempre. E quanto tempo è per sempre? A volte solo un secondo. Thank you.